Il senatore Nicola Morra, lei immaginiamo che sia d'accordo, ma sui giornali continuano insistentemente a scrivere che c'è una corsa per la successione a Grillo, soprattutto si fa il nome di Luigi Di Maio, che è vicepresidente della Camera e che nei mesi scorsi ha trattato, per così dire, sulla legge elettorale con il Partito Democratico. Bene, io colgo l'occasione per ribadire un concetto che già Beppe ha molto più efficacemente di me espresso. In un movimento la leadership è plurale, perché il movimento è coralità, non c'è una struttura gerarchica, non c'è una piramide al vertice della quale c'è il segretario. Noi siamo tutti disposti a metterci al servizio del movimento e poi il movimento, cioè tutti quanti noi, come è il movimento che decide su chi puntare in funzione della necessità del momento, per cui essendo Luigi il vicepresidente della Camera ed essendo quella una delegazione che istituzionalmente doveva offrire quanto di più alto il movimento aveva nelle istituzioni, è ovvio che ci sia andato anche Luigi, ma questa è la logica del dibattito parlamentare. Parliamo della festa di oggi, che comincia oggi con Beppe Grillo, però non ci sarà spazio sul palco per Federico Pizzarotti, il sindaco di Parma, che nei mesi scorsi, nelle settimane scorse, ha avuto qualche attrito con Beppe Grillo e con Gianroberto Casaleggio. Questo che cosa significa politicamente? È solo un problema di scaletta e di posto negli interventi o c'è qualcosa di più? No, noi qui stiamo facendo mostrare e stiamo mostrando noi per primi che cosa significa il movimento. Noi stiamo presentando la nostra idea di Italia, un'Italia alternativa rispetto a quella rappresentata dal PD, da Matteo Renzi, da Forza Italia, da Berlusconi, e tutti quanti, ivi compreso Federico Pizzarotti, avremo una nostra allocazione sotto questi gazebo in cui discuteremo con i cittadini e anche con i non elettori del movimento. Ma ci può essere il dissenso nel Movimento 5 Stelle? Ma certo che sì, molto spesso io per primo ho avuto dei problemi, ma non ci vuole tanto, per esempio, ad alzare il telefono, chiamare, confrontarsi e poi o convincere o farsi convincere. Questa è la dialettica, no? Se c'è rispetto reciproco. Avete annunciato l'ultimo. Sarà interessante vedere, Federica, anche come risponderà l'Italia grillina, no? Quante persone vi aspettate? Poi vi salutiamo, che dobbiamo andare avanti con le notizie, Morra. Guardi, noi cominciamo oggi, ma da domani ci sarà l'affluenza maggiore, perché come ovvio oggi ancora parecchi hanno lavorato, anche per esempio dalla mia Calabria, so che partiranno domani. E però mi lasci concludere con un pensiero a Genova, anche perché pure io sono nato a Genova e francamente, ecco, in questo momento penso che tutti quanti, a prescindere da dove si sia nati, si abbia la necessità di ripensare ad un modello di sviluppo che dice di cambiare le cose, ma che permette sempre che ci siano tragedie. Questa gente che è responsabile di tutto ciò deve mettersi innanzitutto una mano sulla coscienza, farsi da parte, perché è giusto che ci provino anche altri. Federica. Grazie. Grazie Morra, Andrea. Con te più tardi l'appuntamento per seguire la kermesse, appunto al Circo Massimo.